Eh sì, il tempo passa. Cominciamo ad avere il fiatone facendo le scale. Alla sera invece di uscire ce ne stiamo a casa davanti alla televisione a guardare il Festival di Sanremo. Parlo io poi. C'ho una moltitudine di capelli bianchi qua. Vabbè che ce li ho da quando avevo 20 anni. È che ormai mi sto anche stempiando, per cui fra poco diventerò Vegeta 2.0. Sono un po' più alto, ecco. Però poi arriva sempre il classico simpaticone, no? Ma io sono vecchio fuori, ma sono giovane dentro. Ma che cazzo vuol dire? Parliamo un attimo di questa cosa. Si può essere davvero giovani dentro? Cos'è che ci fa invecchiare? Cioè, non parlo del perché i capelli diventano bianchi o del perché ci vengono le rughe. Il meccanismo è abbastanza ben conosciuto. Io parlo del motivo per cui si attivano questi meccanismi. Parlo del senso. Qual è il senso biologico dell'invecchiamento? Dunque, stando alla scienza, i motivi per cui invecchiamo sono diversi. In realtà non abbiamo un quadro completo della situazione, ma abbiamo molti dati che ci danno alcune indicazioni, alcuni pezzi del puzzle. E quello che di certo si è capito sull'invecchiamento è che è un evento multifattoriale, ovvero che non è dovuto ad un singolo evento, ma è dovuto a tutta una serie di fattori che nel loro insieme portano ad invecchiare. Questi fattori potremmo raggrupparli così. Abbiamo l'orologio biologico. Potremmo identificarlo come quel sistema biologico che determina, uno, quando dobbiamo riprodurci e, secondariamente, una volta che ci siamo riprodotti, che non siamo più utili. Perché sostanzialmente, dal punto di vista biologico, nasci, cresci, ti riproduci e poi muori. Su questo canale solo cose belle. Tralasciamolo per un momento. Poi abbiamo l'ossidazione, perpetrata dai famosissimi radicali liberi che vanno a danneggiare le molecole che costituiscono le cellule del nostro corpo, quindi vanno a danneggiare le proteine piuttosto che i lipidi, eccetera, eccetera. Così è esplosa la moda degli antiossidanti, che sembravano una risposta a qualsiasi tipo di problema. Tuttavia, al contrario di quello che si pensava fino a una decina di anni fa, gli antiossidanti non sono più venerati come la panacea di tutti i mali. Complici anche gli studi che sono stati fatti nel tempo sugli antiossidanti. Una piccola parte di questi dimostrava che addirittura questi antiossidanti potevano farci del male. Tant'è che l'FDA e l'EFSA, ovvero la Food and Drug Administration americana e il suo corrispettivo europeo, ovvero le due maggiori autorità in termini di sicurezza alimentare, hanno raccolto tutti questi studi, hanno fatto un check e hanno verificato che sostanzialmente, non essendoci prove che gli antiossidanti fossero un qualcosa di benefico, hanno emanato una direttiva, che poi è diventata legge, in cui dicevano che è proibito per legge millantare, diciamo, vantarsi di determinate azioni benefiche, ok, determinate dalla presenza in quel determinato prodotto di antiossidanti. Infine abbiamo i danni al DNA, che col tempo si accumulano e possono creare grossi problemi di fatto. Ma poi vedremo come spesso in realtà questi errori vengano autonomamente corretti dalle cellule, e quindi non siano un reale problema. Diciamo che la conseguenza classica, di questo tipo di mutazioni al DNA, è sostanzialmente l'insorgenza di tumori. Se sappiamo che gli insulti esterni ci fanno invecchiare, come ad esempio malattie, fumo, radiazioni, fratture, sedentarietà, panini, salame e maionese. Mamma mia! È vero anche che ognuno di noi possiede un personalissimo orologio biologico. Ma esiste davvero? Ebbene sì, questo è sostanzialmente una serie di meccanismi biologici, appunto, e fondamentalmente questi meccanismi servono a tenere conto di tutti i cambiamenti che si accumulano nel nostro corpo con l'avanzare dell'età, ma soprattutto a tenere conto di quanti cicli replicativi cellulari sono stati fatti, ovvero quante volte le cellule si sono duplicate. Infatti sapete che il nostro corpo è costituito da miliardi e miliardi di cellule, ma queste cellule che noi abbiamo attualmente nel nostro corpo non sono le stesse che avevamo quando siamo nati. Ogni volta che una cellula si replica, quindi da una cellula cosiddetta madre si passa a due cellule figlie, la cellula ha la necessità di duplicare il proprio corredo genetico. Quindi cosa va a fare? Va a fisicamente copiare il DNA che già possiede, ne fa una copia identica, poi spazialmente lo separa e va a dividersi in due cellule
figlie. Per dividere spazialmente il DNA, come vi dicevo, è necessario che questo venga compattato, quindi non che sia tutto srotolato, ma che sia bello compattato in unità indipendenti. Queste unità vengono chiamate appunto cromosomi, diciamo approssimativamente a forma di X. La cellula, per duplicare il proprio DNA, che sapete essere costituito da due filamenti di DNA avvolti tra di loro a forma di elica, deve srotolare e staccare questi due filamenti l'uno dall'altro, inserirsi in mezzo e copiare un filamento alla volta. Però, riassumendo molto, e approssimando molto questo processo, diciamo che sostanzialmente per partire, le proteine che devono replicare, devono duplicare il DNA per cominciare, hanno bisogno di una sorta di moncherino di acido nucleico che si deve appaiare al filamento che deve essere copiato. Di conseguenza, l'informazione che viene coperta dal moncherino sarà persa. Di conseguenza, se questa parte iniziale fosse un frammento di DNA codificante per un qualcosa di importante per la cellula, sarebbe una grossa perdita. Ecco perché le cellule utilizzano un sistema di protezione costituito da delle strutture che vengono dette telomeri. I telomeri sono posti alle quattro estremità delle X, dei cromosomi. I telomeri cosa sono? Sono sostanzialmente delle piccole sequenze di DNA ripetute in serie, molte volte, che però si dicono essere senza senso, ovvero non codificano per nessuna proteina, non attivano nessun tipo di via metabolica o di processo biologico, non servono a nulla. La replicazione parte proprio dai telomeri, in modo tale che se si perde un piccolo pezzetto dei telomeri, che tanto non sono codificanti, non si avrà perdita di dati. I telomeri a lungo andare andranno comunque a consumarsi. A questo punto, quindi, scatta un secondo meccanismo di protezione, ovvero quando la cellula nota che questi telomeri sono troppo corti, andrà in senescenza o in apoptosi, ovvero va incontro a morte. Quando le cellule vanno in senescenza, quello che si riscontra fisicamente sono i sintomi dell'invecchiamento, quindi i capelli non producono più la melanina e quindi diventano bianchi o grigi, la pelle non è più elastica e quindi si formano le rughe, eccetera, eccetera. Ma c'è un altro sistema di sicurezza che le cellule possiedono, un sistema che va a proteggere i telomeri, o meglio, va a ricostruirli piano piano aggiungendo delle altre basi ai telomeri, quindi riallungandoli. Chi si occupa di allungare i telomeri è la telomerasi. Com'è fatta la telomerasi? La telomerasi è anch'essa una proteina, un enzima più nello specifico, ma in realtà la telomerasi è costituita da due subunità. Una subunità è appunto l'enzima, la proteina, l'altra subunità è costituita da RNA. Infatti la telomerasi ha una caratteristica particolare, ovvero utilizza l'RNA per sintetizzare DNA, diversamente, ovvero esattamente l'opposto di quello che succede normalmente nel nostro organismo quando un determinato gene codifica per una proteina, ad esempio. Quindi possiamo dire che la telomerasi ci aiuta ad allungare il numero di ripetizioni, il numero di replicazioni delle nostre cellule, quindi sostanzialmente ci allunga la vita, potremmo dire. Il problema qual è? Che la telomerasi allunga i telomeri più lentamente di quanto la replicazione delle cellule non vada a consumarli. E quindi non serve che ve lo dica io, ma ovviamente tra gli studi più gettonati di questi ultimi anni ci sono quelli che riguardano le telomerasi e il modo di allungare artificialmente i telomeri. C'è chi dice che gli uomini possono vivere fino a 115 anni, c'è chi dice che possono arrivare a 120, c'è chi dice che possono continuare negli anni ad aumentare sempre le proprie aspettative di vita. Fatto sta che se 100 anni fa ci avessero detto che saremmo vissuti fino a 120 anni, li avremmo riso in faccia probabilmente, esattamente come se adesso qualcuno vi viene a dire che in futuro vivremo fino a 150 anni o 200 anni. Però, cosa succede se la telomerasi funziona male? Beh, ci sono due possibilità, o funziona troppo o funziona troppo poco. Se la telomerasi funziona troppo poco, come vi dicevo, abbiamo alla lunga una perdita di informazione e questa perdita di informazione può avere grosse conseguenze. Dall'altro lato però, se la telomerasi funziona troppo e quindi continua a permettere alle cellule di replicarsi senza andare in senescenza o in apoptosi, allora si può instaurare un meccanismo altrettanto pericoloso
che è quello che poi porta alla formazione delle neoplasie e quindi dei tumori e del cancro. La durata della nostra vita non è solo determinata da fattori genetici ma anche ambientali, molti dei quali sembrano essere sostanzialmente derivati dai normali processi biologici del nostro organismo. Un esempio di questi meccanismi che vanno ad accumulare problemi e che quindi causano l'invecchiamento è ad esempio quello che è definito lo splicing dell'RNA. Questo meccanismo che tagliuzza l'RNA e che quindi può formare diverse combinazioni di questo filamento in modo da produrre diversi tipi di proteine, delle volte può fallire e può funzionare male, portando a produrre delle proteine o che non funzionano o che funzionano in maniera sbagliata. Altri studi, ad esempio, sono invece stati fatti sull'ipotalamo all'interno del nostro cervello, in cui sono presenti delle cellule staminali. Queste cellule staminali, che sono sostanzialmente dei neuroni immaturi, sono in grado di produrre micro RNA, cioè micro frammenti di RNA, che sono in grado di regolare molti aspetti del nostro organismo, tra cui anche le aspettative di vita. Sono stati fatti degli studi su dei topini, i quali, se privati di queste cellule staminali o privati dei microRNA che vengono prodotti appunto dalle cellule dell'ipotalamo, tendevano ad invecchiare più velocemente. Viceversa, se venivano aggiunte delle cellule staminali oppure venivano iniettati a livello cerebrale questi microRNA, i topini invecchiavano molto più lentamente. E allora cosa possiamo fare noi per rallentare l'invecchiamento? Beh, si sente dire spesso che la dieta mediterranea sia la migliore al mondo e che serva molto a migliorare lo stato di salute e ad allungare le aspettative di vita. Poi lasciamo perdere che in realtà quella che noi facciamo attualmente non corrisponde più alla vera e propria dieta mediterranea. Ma questo è un altro discorso. Invece della dieta mima digiuno ve ne avevo già parlato in un altro video. Poco tempo fa vi avevo spiegato come una riduzione del 15-20% dell'introito calorico ripetuta nel tempo possa alla lunga migliorare lo stato di salute, soprattutto a livello cerebrale, e possa quindi allungare la vita. Ma c'è uno studio abbastanza recente e molto interessante che ha dimostrato in maniera molto precisa come la riduzione dell'introito calorico possa beneficiare alla longevità. In pratica è stato fatto uno studio randomizzato su 53 pazienti, alcuni dei quali sono stati sottoposti per 2 anni, pensate, a questa restrizione calorica del 15%, mentre gli altri hanno mangiato normalmente. Quello che si è visto è che durante questi 2 anni le persone che appunto avevano ridotto l'introito calorico avevano ridotto anche sensibilmente il loro metabolismo basale, e questo li aveva portati non solo al termine dei 2 anni ad aver perso all'incirca 9 kg a testa, ma li aveva portati anche ad una riduzione dei danni da invecchiamento. Qualcuno potrebbe pensare che l'evoluzione biologica sia destinata a farci evolvere a tal punto da farci vivere per sempre. In realtà la selezione naturale spinge esattamente nella direzione opposta. Insomma, il ragionamento è anche abbastanza logico. Normalmente la selezione naturale favorisce un organismo che è in grado di adattarsi bene, ma soprattutto che ha quella che si dice una buona fitness, preferendo quindi una riproduttività più efficace rispetto alla longevità. Bene, dopo avervi dato questa gran bella botte di vita, questo video volevo farlo un po' così, un po' più tetto a tetto, un po' meno legato. Non so se ci sono riuscito, spero di non avervi fatto ancora più casino. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.